Ciao a tutti, Gugge, ben ritornati dal vostro Andrea con il nostro Pokémon Ultrasole. Continuiamo il viaggio proprio da qui, dal negozio abbandonato dove abbiamo affrontato la prova di Malpi. E ho ricaricato giusto due Pokémon, tanto per stare tranquillo e affrontare senza problemi gli allenatori. Beh, non è che potevo mettermi a rivitalizzare tutti quanti pur di prendere qualche punto, pur di far prendere qualche punto anche agli altri, perché comunque sia avrei sprecato solo rivitalizzanti. Però, oh, insomma, intanto affrontiamo gli allenatori che ho lasciato, perché la zona è abbastanza ampia e c'è ancora da fare un pochino di lavoretti, ma piano piano facciamo tutto. Allora, ha solo un Larvitar che ho letto dove si può catturare, o meglio, c'era scritto dove si può catturare Larvitar, però non ho letto dove perché non è che fossi tanto interessato. L'unica cosa che posso fargli è morso, perché non ha ancora acquisito il tipo buio, è ancora tipo roccia. Però, oh, un cormorso tentenna. Ha preso un bel po' di danni e con due va un po' tranquillo, easy easy. Quindi devo recuperare lo stemma del dominante che è qui vicino, praticamente è questo qui. Grazie per farmi passare. Questi Markrow non hanno paura? No, bene. Ce n'è un altro che si trova qua vicino, però devo passare qua sotto, devo fare un giro un pochino più lungo. Questo pescatore stava qui l'altra volta, perché ora si è spostato? Bah, vabbè, ne ho 56, a 60 dovrei ricevere un altro Pokémon dominante. Non ne sono sicuro, però qui non ci si può passare giustamente, perché è troppo difficile fare un passo in più. C'è un Pikachu che sa usare Surf. Sì, ho letto che si può prendere Pikachu che surfa. E niente, allora a questo punto devo tornare alla Fondazione Aether. Ah, ok. Sinceramente non mi ricordavo dove dovevo andare, quindi... Anche perché non mi pare che te lo dice che devi tornare alla Fondazione Aether. Quindi insomma, diciamo che... a volte è utile controllare la mappa per sapere dove andare. Questa è una cosa furba da parte della Game Freak di mettere la mappa per farti sapere dove devi andare. Per altre cose è un po' meno furba. Non è tanto da ripulire la zona, come dissi nello scorso video, perché beh... non combattono. Quanti MT hai? Sì. Cioè, no, quante ce n'ho, caro? Non lo so manco io. Hai 31 MT. Una sfida dell'ultima mossa potrà ottenere diverse MT. Non la sapevo. Quindi posso partecipare a sfide all'ultima mossa e vincere varie MT? Ok. Là c'è Plumeria, ma qui c'è un allenatore. Ora, dato che ho ricaricato i Pokémon e a sto punto portiamo la slide al 40, tanto perché ci siamo... Oh. Eccolo qua. Allora, appena arrivano tutti quanti al 40, disattivo e condivido esperienza e torno a lottare senza condividere esperienza. L'ho riattivato praticamente dopo la lotta contro Alixia, se non erro. Perché ho visto che addirittura Hau mi metteva difficoltà, quindi ho detto un attimino, andiamoci piano, riattiviamo e condivido esperienza, arriviamo a 40 e poi dopo vediamo il da farsi. E ora andare con potere Z, ma è terra, miseriaccia ladra. Andiamo con Rogo Dandy. Potrebbe tentennare, se la fortuna mi assiste. Carta vetro di Gible. Lacerazione, se lacerazione... È brutto colpo, quello era brutto colpo? Ah, stavo per dire, se lacerazione fa un brutto colpo... Tanti saluti. Oh. Ora, caro mio. Io sono un tipo molto pacifico. Però quando mi arrabbio, mi arrabbio. E quindi giga macigno polverizzante, baby. Oh, ora ha solo Gible. Faccio una cosa. Tanto per vedere quanto può togliergli Rocciotomba. Perché terra contro roccia. Non è molto efficace, però. Ha fatto di più di Rogodenti. Come Dragartiglia ha fatto più di un brutto colpo di lacerazione. Vado ancora con Rocciotomba perché almeno non faccio contatto e non prendo danno. L'unica cosa che posso fare per non prendere danno da... usare mosse fisiche ma non fare contatto. Zacro al 40. Allora, dato che Zacro è al 40, disattivo e condivido esperienza, perché guardate come sta il team. Il team sta in una maniera ottimale ora. Tranne Pizza, Bay e Monkey, tutti a 40.
Ah, qui a Poca Resort c'è anche Alucia. Sono un attimo entrato per vedere il raccolto e cose varie. Quindi ho preso Pinsir e Alucia. Prevale sul nemico grazie alla sua rapidità, ma a volte per mettersi in mostra aspetta troppo a lanciare l'attacco finale e si trova in difficoltà. Ok, ho fatto un po' di lavoretti a Poca Resort, giusto un paio di minuti, non ve li faccio neanche vedere. A parte Alucia che avete visto. E... Bon, penso che ci siamo. Possiamo iniziare a finire l'allenamento di... Ah, ma qua ci sono un sacco di allenatori in acqua, probabilmente. E devo ancora prendere il passaggio Sharpedo che... Mi ricordo si prendeva qua il passaggio Sharpedo. Oh... Boh. Vabbè, intanto affronto un'allenatrice, una nuotatrice. Daphne. Con Slyla, sì, magari contro un Pokémon d'acqua. Seeking, vabbè, dai. Potrei anche farlo KO in un colpo solo. Se vado con ipotenziata sicuramente. Ma sì. No, aspetta, no, non c'è bisogno. Vado con colpo. Colpo è una mossa fortissima. Guarda. Ok, c'è la possibilità che adesso si vada in confusione, però. Ora, attacca prima lui perché ha fatto agilità, ovviamente. Maledetto. Però. Va KO. Il prossimo Pokémon posso anche cambiare. Senza che. Ok, non va in confusione. Aluminion. No, rimango. Aluminion è un bel Pokémon. Non è particolarmente forte. In competitivo si può usare molto bene. In qualche tire inferiore. Però guarda là, rimane sempre con quello sputo di vita. Ah. Dai, traversa la confusione e colpisce. Grande. Colpisce con colpo. Vabbè. Non era un gioco di parole voluto. Ottimo. Ottimo Slyla 40. Ora mettiamo Manchi davanti. Sgranocchio. Ma certo che faccio dimenticare una mossa. Leva morso. Via. Via. Sgranocchio, sì, vabbè, riduce la difesa invece di far tentennare, ma... chi se ne importa? Sinceramente? Preferisco fare Sgranocchio, che è molto più forte di Morso. Sì, infatti, per andare di là ci vuole Sharpedo. Vabbè. Niente, allora. Non ci posso andare. Rotom sembra un po' giù di morale. E andare ti piace di più il giorno o la notte? La notte. Anche se preferisco i pomeriggi, a dire il vero. Boh, non lo so, così, a pelle proprio. E vai con Rock and Roll. Oh, potrei anche attivarlo ora, in effetti. Beh, c'è da combattere contro questo, contro quei brutti ceffi, credo. Mi sembra. Ah, a parte che mi sembra che prima di cominciare a combattere, Hao mi chiede se voglio combattere. Plumeria, ma guarda, avete fatto più in fretta del previsto. Cara Mocciosetta, a quanto pare, ha dato il filo da torcere ai miei colleghi, eh. Ma ora ci penserei ora a drizzarti la schiena. E non dire che non ti avevo avvisato. Ti avevo detto che se mi capitavi di nuovo tra i piedi ti avrei mostrato di cosa sono capace. Beh, niente, asperrò per questa volta, ma beh. Non fa nulla. Plumeria. Team Skull, yeah. Si può fare invece. Hey! Grande. Proprio l'ho voluto proprio far arrivare a fine vita per fargli fare questi due attacchi, poverino. Ok, vuole imparare lancio? No. Sì, per fare male devo lanciare una pietra dura? Manda Salazzle, allora ci penso io, tranquillo, ti contrasto io. E canto effimero. Una cosa veloce. Fango bomba? Fango bomba probabilmente l'ha imparato con l'AMT perché... No, io c'ho veleno shock, non c'ho fango bomba. Devo ammettere che te la cavi bene nella lotta. Ora ho capito perché le mie reclute non sono riuscite a liberarsi della svelta. Ma apri bene le orecchie. Se vuoi avere Pokémon che abbiamo rapito, devi venire alla nostra base a Po, e da solo. Il boss ti aspetta per dirti un paio di cose. Yeah, let's go. Damn. Ah, le sfide in cui bisogna vincere per forza non sono per niente divertenti. Tutto a posto, ragazzi.
Sì, Marpi, siamo qui, però... Lascia perdere quei bambini. Povero Yaluse. Che prepotenti, che faccia! Incredibile, stavolta sembra persino che abbia usato il cervello. Hanno detto che se rivogliamo gli tre Pokémon Andrea deve andare a Po da solo. Il Team Skull si è impossessato di Po e ne ha fatto il suo quartier generale. Ah, lungo il percorso 15 c'è un tizio in kimono, forse lui potrebbe darti qualche consiglio. Quel tipo sa davvero tutto sui Pokémon che si spostano sulla superficie dell'acqua. Ah, ok! Quindi è quello che praticamente ha il punteggio più alto nel Surf Mountain. Ok. Quindi devo andare a parlare con lui, che poi lui mi darà anche il passaggio per Sharpedo. Oh, qui ci si può entrare. Totalmente inutile, visto che non c'è neanche uno stemma del Domino. Non c'è neanche uno stemma. Di qua invece c'è un Mimikyu. Eccolo qua. Stai facendo il giro delle isole? Cosa ti porta in questo posto sperduto? Cerco il Team Skull. Capisco. Insomma, hai le tue ragioni. Bene, vediamo se la fortuna ti arride. Lancerò una moneta, testa o croce. Che faccia? Io scelto nessuna delle due, mi guarda in un modo stranissimo. Caspita, complimenti per il fiuto. In effetti avevo intenzione di far intercettare la moneta a mezz'ora a mio Skarmory. Sei decisamente un allenatore fortunato. Aggiornerò tuo chiama passaggio. Avrai altro servizio a Sharpedo. Che poi questo è uno dei Super 4, vabbè. Ma non ci interessa ora. Sai come funziona, vero? Premendo il pulsante B quando sei in grappa a Sharpedo attiverai la sua velocità turbo e potrai distruggere le rocce che ti bloccano il cammino. E siccome mi sei simpatico voglio metterti in guardia. Oltre il percorso 16 c'è la città di Po, ma è completamente sotto il controllo del Team Skull. Non è caso di ficcare una sera da quelle parti. Grazie. Ok. No, devo andare vicino all'acqua. Turbo Sharpedo. Oh yeah! Bam. Vai! Yeah! La potenza... Mio Dio, ho paura. Stavo dicendo... La potenza! Oh, allenatore anche qui. Mi ha visto, c'è una vista buona sto tizio. Anche i surfisti più esperti non possono nulla contro i mari più agitati. E comunque il segreto è sempre quello. Le onde non vanno contrastate ma cavalcate. E infatti ho vinto. Cioè, non ho vinto tanto bene, però ho vinto. Ok, vediamo un po'. Ci sarà sicuramente qualcosa qui. Oh, club di surf. Vabbè, lo stemma dominante che non ho preso perché troppo tardi l'ho visto. Cosa l'aereo Gyarados? Gyarados. Si dovrebbe leggere Gyarados, ma essendo un old fag mi viene da leggere Gyarados. È una manovra di surf praticamente leggendaria. Si racconta che il surfista che l'ha inventata fosse ben voluto e rispettato da tutti i Mantine e persino dall'oceano stesso. Non ci sia più nessuno in grado di farla. Beh, allora toccherà a me farla. Prima o poi ce la farò a rifarla. Mi creda. Ok, prendiamo lo stemma. Ho fatto il giro più lungo. Ho fatto un giro su me stesso e poi ho preso lo stemma. E un MT! Acrobazia. Sì, praticamente qui nella scorsa volta non c'era nulla se non questo MT. Che poi come si chiama acrobazia? Particolare. Vadiamo con Sharpedo. C'è un nuotatore o una nuotatrice? Un nuotatore. Ah sì, George Awakens. Ci ho fatto il meme l'altra volta. Una botta di fortuna tremenda. Ma anche se è confuso dopo il secondo colpo, posso fare la ricarica totale così. Leva la confusione, ricarica tutti i punti di salute e posso colpire ancora una volta Tentacruel. Ottimo. Vedi quando le cose vanno bene? Bene, non mi sembra ci sia altro se non qualche roccia. Quindi direi di andare al percorso 16 e arrivare a Po.
Questa è la spiaggia vicina, ma c'è sempre da controllare per strumenti e cose varie. Ah, questi fanno allenamento insieme. Allora, mettiamo un attimo una... facciamo un attimo una cosa. Mettiamo Butterfree davanti. Eh sì, oramai ho deciso che voglio allenarlo. Mi ci sono fissato un pochino, dai. Anche ieri ho letto un commento di uno che mi diceva: leva Butterfree perché di qua di là. Io sì, però ho detto che voglio giocare con quelli che più mi piacciono. E ho detto, ah, ok. Quindi si è risolta lì, per fortuna. Perché alcuni insistono dopo, no? Lo disse anche in un video, quando uno mi diceva di levare Yangus perché faceva schifo. Lascia fare, lascia fare. Se un Pokémon lo sai usare ti darà al massimo, anche se è un Pokémon scarso. Dovrei aver usato mosse super efficaci? No, 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 no. Frillish e Spettro, quindi... Coleottero non era super efficace contro lo Spettro? Vabbè, intanto uno è andato KO, quindi non ci sono problemi. Aia. Insomma, più o meno. Beh, picchiaduro anche su questo. E sì, coraggio, tanto per usare una mossa. Nulla di che. Veloce, veloce. Mi piacciono queste lotte istantanee. Certo, però è vero che se vuoi rendere proprio la vita difficile al giocatore, allora metti altri Pokémon. Perché alla fine, ragazzi, il punto è quello. Pokémon è un gioco molto facile. Si è fatto la nomea di gioco per bambini perché non ha una difficoltà vera e propria. Purtroppo. La vera difficoltà stava in Pokémon Bianco 2 e Nero 2, che potevi aumentarla o diminuirla. Mi sembra che in Bianco fosse diminuirla e in Nero aumentarla. Non vorrei sbagliarmi. Accidenti, questo è un bel problema. Che succede? Starmie è Pokémon misterioso e mi fidato compare, però mi ha insegnato a fissare gli altri Pokémon per vedere chi ride prima. Ma la cosa mi è un po' sfuggita di mano. No, povero Corsola. Ormai una settimana che se ne sta qui sfidando un Pokémon dopo l'altro. Io vorrei tornare a casa, ma il mio Starmie è imbattibile a questo gioco. E a quanto pare non ha intenzione di muoversi da qui fino a quando non verrà battuto. Oh mio Dio, contro Slowpoke ha perso. È perso in partenza, Starmie. Cosa? Ha vinto contro Slowpoke. Lo so, sei il campione indiscusso. Ora però torniamocene a casa. Ah, non è possibile, ancora non è abbastanza. Possibile che non ci sia neanche un Pokémon in grado di battere il mio Starmie? Un Pokémon che conosce la mossa solletico vincerebbe in un attimo. Ma quella allora non è una mossa molto comune e mi sa che devo segnarmi a restare qui. Mossa solletico, potrei avere un Buzzlai che fa il caso tuo. No? Ti lo chiamo io. Forza, mio pro di Pokémon, all'attacco, let's go! Andiamo con Breccia, facciamogli proprio male. Poverino. Wigglytuff, no, rimango ancora. Dovrei salire di livello con Wigglytuff, dai punti Wigglytuff, è un Pokémon evoluto. Da molti più punti di un Pokémon non evoluto. Ah, è folletto, è vero. Beh, mi dimentico sempre che ha acquisito il secondo tipo dalla sesta gen. E vabbè. Finiamolo con Breccia. E vediamo qual è il suo terzo e ultimo Pokémon. Bye bye. Oh yeah. Manchi al 40. Haunter, no, manco con lui. Vado con picchiaduro, dovrei far riuscire a farlo fuori. Non ci sono altri allenatori qui. Controllo nella borsa, magari qualche strumento curativo. Vedo subito proprio. Ok, contento? Ok, possiamo andare qua sopra che c'è il centro Pokémon. Del percorso 16, curiamoci. E poi... vedo un attimo se ho un Pokémon che conosce Solletico.
No, non ho nessun Pokémon che conoscevo, sta solo l'etico, quindi quel tipo si attacca al cosiddetto. Chissà se quel tale in kimono preferisce surfare su un Mantine o Sharpedo. Ma con Sharpedo non si possono fare le gare di surf. O erro. Passiamo qui sotto e prendiamoci a botte con l'allenatrice che è dall'altra parte. Eccotela qua, servita su un piatto d'argento. E beccati sti altri 5 pugni, vai, 2, 3, quella, 4 e 5, bitch. Allora, mo ragazzina, che fai? Piangi? No, accontenta. Ok. L'importante è prenderla con filosofia. La base segreta è così segreta che non esiste ancora. Tu sei maledetta proprio. Sei cattiva. Beh, Forbice X, insomma, non è male come mossa offensiva. Un altro stemma, stiamo a 59 da 58. Vabbè. Consigli utili. Sono risolto buona arena del Pokémon Resort. Puoi allenare fino a 18 Pokémon. Vabbè, che notizia. C'è uno scienziato? Sì, un allenatore. Bene, ottimo. Così combattiamo anche contro di lui. Allora, ha un Macalola che ho stato minimizzato. Io ora che dovrei fare? Pirolancio. Evita l'attacco, E mo' inizia, la... Le maledizioni. Ancora! Lo sapete che pestone ha più effetto su un Pokémon che usa minimizzato? O meglio... Nella prima e nella seconda gen aveva più effetto, non so se questa cosa è stata mantenuta. Non mi sono informato molto. La difesa cala, ma noi con Pirolancio lo colpiamo, vero Ramona? Grande! Yeah! Beccati questo. Pozza informe. Però prima o poi un giorno lo userò, prometto che userò un Mach di Alola. Da Grimer poi diventa Mach. Chiaro. Ok, abbiamo due fratelli. Questi qua niente, ce l'hanno con gli spin, ce l'hanno. Entriamo qui che dovrebbe essere un coso del... un coso? Un trailer della Fondazione Eder. Ah, dove c'era Zygarde. Sinnoh e Dex sono venuti qui da Alola per cercare un Pokémon chiamato Zygarde. Se dovessi catturare quel Pokémon durante i tuoi viaggi, vieni a riferircelo, per favore. Lo sapete che... dal datamining è uscito fuori che... In questo gioco c'è anche la teca Zygarde? Il problema è che non ci sono le cellule di Zygarde. È una cosa un po' particolare. Ad ogni modo, qui oggi termino qui questo episodio che spero vi sia piaciuto. Nel prossimo andremo ad affrontare Guzman a Po. Lo spodesteremo dal trono, anche se poi rimarrà lui il capo del Team Skull, perché non è che noi possiamo fare la parte dei cattivi. Quindi, e come sempre, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo domani con il nuovo video. Bye bye!